Cerchio Firenze, essere e divenire. L'evoluzione dell'individuo è un susseguirsi di gradi e di stadi, e la realtà assoluta sta all'ultima meta di questa evoluzione che noi possiamo vedere. Là l'uomo la conoscerà, là l'uomo che non sarà più uomo potrà finalmente abbracciarla. E allora sarà importante ed essenziale che l'abbracci. Prima di allora vi sono tante verità, le quali a grado, in forma sempre più vicina, meno imperfetta, più attinente, conducono l'uomo alla conoscenza di questa realtà, finché, avuta una conoscenza la più perfetta possibile, mi sia concesso dire così, l'uomo dalla conoscenza passerà alla definitiva comprensione e comunione. Dunque, voi che vi chiedete se sia importante che una creatura conosca qual è la fine che l'attende, sappiate che ciò non ha importanza, perché il karma molte volte, per la maggior parte delle volte, consegna la sua gemma di comprensione allorché l'individuo lo ha tutto consumato. Parlo per la generalità degli uomini. E quindi non ha importanza che l'uomo conosca l'epilogo della sua vita terrena, ma che attraverso la sua sofferenza invece conosca e comprenda ciò che non ha compreso né conosciuto. Non è certo indispensabile per aiutare una creatura dire a essa che cosa l'attende. Voi mi intendete. E quando noi vi incitiamo a inviare pensieri di comprensione a coloro che soffrono, intendiamo dire che non debbono comprendere quale sarà il loro avvenire, ma comprendere, non sopportare, ma superare. Noi vi abbiamo spiegato la legge del karma per aiutare voi singolarmente e non già per prendere questa verità come pretesto per giustificare la pigrizia, in quanto ben facilmente si può dire: se è un karma, nessuno può cancellare questa sofferenza ed io non posso certo aiutare. Quindi l'aiuto che voi dovete dare sempre, anche con il pensiero, è quello di inviare alle creature pensieri di comprensione, non comprensione della loro situazione di fatto materiale, ma comprensione della verità materiale.